Cresce la curiosità ad Alessandria per la conferenza stampa più attesa dell'anno, quella del 1 giugno, quando il presidente dei Grigi, Luca Di Masi, romperà il fin troppo lungo silenzio che dura dal 6 maggio. 26 giorni dopo la retrocessione in Serie B, finalmente il presidente farà delle dichiarazioni. Nel frattempo, un vortice di voci sta girando per la città sul futuro del direttore sportivo e degli altri dirigenti dell'Alessandria Calcio e ancora sul Mister, che siederà in panchina per il prossimo campionato di Serie C. Le impressioni di Di Masi, alla sua opinione personale, visto che ha lasciato un'assoluta tranquillità e grande fiducia l'allenatore Moreno Longo agire per tutto l'anno, ma anche sul calciomercato, chi viene e chi va per il prossimo anno. La cosa che però risulta più importante, più attesa, è che intenzioni ha lui personalmente, come si sente e cosa vuol fare per l'Alessandria. Si fanno nel frattempo sempre più insistenti le voci che il Presidente vorrà cedere una parte importante del pacchetto azionario e che si sarebbe già messo in contatto con un nuovo socio, ci sarebbero delle trattative già avanzate. Naturalmente si tratta di illazioni, nulla di confermato o di ufficiale, però come al solito le voci di popolo, se partono, è probabile che un fondo di verità ce l'abbiano. Arriva sempre più insistente un nome, quello di un grande imprenditore delle acque minerali di Torino, e il nome è quello di Paolo da Milano. Forse è più un desiderio che un fatto reale, ma in questo toto nuovo socio dei Grigi, diciamo che Paolo da Milano è il nome che si mette più spesso vicino a quello di Di Masi. È un imprenditore che gestisce ben 7 marchi di acque minerali, tra queste la Valmora. Produttore vitivinicolo di Barolo, è stato candidato a sindaco di Torino, presente con più attività nel business bar e ristoranti di alto livello. Uomo di cultura, già presidente di Fincommission Torino-Piemonte. Fosse davvero il suo il nome che farà Di Masi il 1 di giugno, crediamo nessuno avrà qualcosa da obiettare.